Allora, siamo nel secondo episodio di Get Famous Nuove Stelle e stiamo riprendendo da dove ci eravamo lasciati, esattamente in questo punto. Eravamo arrivate con April e Alyssa in questo lounge bar perché nell'altro non siamo riuscite ad entrare e loro hanno mucho fame. Sì, esattamente. Vediamola all'interno. Carino! Qui abbiamo degli strumenti musicali, un salottino. Diciamo stereo un po' antico, bar, e al piano di sopra questo è un nuovo schermo, ragazzi. Altri salottini, un'area privata questa. Guardate il nuovo specchio, ragazzi, fantastico questo, fantastico. Va bene, così vediamo anche tutti i nuovi oggetti. Guardate, fantastici. Quando un giorno si trasferiranno in un appartamento, cioè in un appartamento, in una casa al Solvalli, utilizzeremo tutti i nuovi oggetti. Allora, possiamo entrare? Aspettate che non ho visto bene. Sì, quindi venite qua insieme e ordiniamo da mangiare. Allora, ordina del cibo. Vediamo una cosa per fare colazione. Ma che colazione? Sono le due. Vabbè, allora, panini. Oppure piatto da portata di carne e formaggio, sì. Volevo tra l'altro, cioè ero curiosa di vedere se con Get Famous hanno aggiunto delle nuove festività. Non ne vedo al momento. No, al momento non ne vedo. No, peccato. Allora, tu prendi una porzione. Oh, bravissime, mangiate, però neanche avanzata. Se volete favorire, VIP e non. E ok, ma andiamo avanti. Teniamo sempre sott'occhio comunque l'orario dell'audizione di April, che è molto importante. Sabato alle 9, quindi domani, ragazzi. Non vedo l'ora. Tanto ha raggiunto il livello 2 di carisma, vi faccio vedere. Anzi, è a metà. E poi arriverà anche a livello 3. E vi faccio vedere che è anche a livello 4 di canto la nostra April, perché quando l'ho creata, prima di creare anche Alyssa, comunque diciamo che l'ho fatta un po' cantare. C'è la nostra amichetta, la nostra nuova amica VIP, la nostra prima amica VIP, diciamo, amica tra virgolette, complimento sincero. Cosa sta raccontando? Vai in visibilio per i tuoi cantanti preferiti. Io ce la vedo proprio amica di Alyssa, sapete, così un pochino stravagante. Ah, lei non si era presentata. Favorisci, cara. Lei si è ordinata anche da bere. Lei sta ordinando adesso. Bene. Ma io non ho capito questa come dobbiamo fare, ragazzi. Finisce tra 16 giorni. Allora, intanto aggiungi alla storia su Instagram. No, se n'è andata la nostra amichetta. Va bene. Tu poi vai in bagno. Che è successo? Sarà stata gelosa che ha tentato comunque la presentazione? Questa chi è? Ragazzi, un'altra VIP. Stella emergente, ma perché non ha lo sbrilluccichio? Perché i VIP in teoria dovrebbero avere lo sbrilluccichio attorno. Allora, attento alla presentazione. No, Daniela, Martina Alberghini, la migliore immagine di sempre. Non vedo l'ora di vedere la prossima. April ha guadagnato 12 follower e 24. Allora, lei si è imbarazzata, sicuramente non ha accettato la presentazione. Chiede un selfie, non si può più rifare, ovviamente. Chiede un selfie. Bob! Una vita che non ti vedo, caro Bob. Ah, vai in bagno. Vabbè, se ne va. Ecco, lui sì che ha lo sbrilluccichio, ragazzi. Prenditi un'altra porzione perché hai ancora fame, se riesco a trovarla. Prendi la porzione insieme e vieni qui a tentare una presentazione. Lui come si chiama, ragazzi? Thorne Bailey. Intrattenitore. Io faccio foto. Allora, adesso chiedi un autografo. Ti pareva? Ti
ti pareva? Chiedi un abbraccio. Vediamo. Dai, almeno un abbraccio. Sì. Oh, ragazzi. Siamo riusciti anche ad immortalare il momento. Cioè, l'autografo no, ma l'abbraccio sì. Fatemi capire. Bah. Oddio, paparazzi, ragazzi. Oh, Bob Pancakes è svenuto, vi faccio notare. No, noi siamo egocentriche, quindi la nostra attenzione, grazie. Un altro abbraccio, no, aspetta. Chiedi di scattare una foto a Thorn. Gli ha fatto una foto, sempre con la sua macchinetta. Glielo fa? Sì, ha accettato. Guardate come si mette in posa. No, ragazzi, questa espansione è qualcosa di fenomenale. Arrivederci. Alissa, che fai? Vieni anche tu a tentare una presentazione. Lui, Dustin Brooke, figura di serie B. Tu tenta una presentazione con lui. Tra l'altro si sono messe gli abiti da caldo perché qui fa molto molto caldo. Forse c'è un clima tropicale. Infatti si è soleggiato rovente addirittura. Ma lei si è isolata? Hai ancora fame? Sì, dai. Prendetevi un'altra porzione. Ma non saziano nulla questi piatti di portata. Dai, un altro autografo. No, c'è troppa gente, ragazzi. Non sta andando. No. Allora, fatevi un selfie con... Allora, cerchiamo di scattare una foto, vediamo se riusciamo a riprendere qualcosa come ricordo, no? Facciamone una ad Alissa. Illuminiamo un po' il tutto perché non si vede nulla. Così, media. Poi ne facciamo anche un'altra. Oh, che carine! Ne facciamo un'altra. Ecco, ricordo. Ah. Questa scena, ragazzi, così, esattamente così. E illuminiamo anche questa. Questa piccola, dai. Bob, ho visto con piacere che si è ripreso dallo svenimento, ma vedo con invece dispiacere che indossa delle calze con l'infradito. Va bene. Allora, dai, proviamo adesso. Tanto una presentazione. Dai. È fiducioso lui, ragazzi. Teniamo d'occhio perché domani mattina. No. Dobbiamo andare a fare l'audizione. Ma in tutto ciò stiamo acquistando punti di fama? No, neanche per un po'. Neanche per un po'. Dai. Perché io so che più si parla con dei VIP, ovviamente. Guardate chi c'è, ragazzi! Puntiamo a lei. No, non andare a casa, non andare a casa. Puntiamo a lei. Ragazzi, accettato. Ma l'ha fatta qui. Chiedi un selfie. Lei è quella che abbiamo visto che vive nella villa. Superstar planetaria! No, vabbè. È il massimo, credo. Oh, guardate come si mette. Dai, dobbiamo acquisire un po' di punti di fama, altrimenti ci muoiono nell'appartamento queste. Oh, il selfie, ragazzi. Sì, ce l'abbiamo fatta. Adesso, tanto la presentazione, magari adesso è più predisposta la signora. No, invece no. Ma non sta andando. Comunque, dato che è tardino, e vorrei che comunque, soprattutto April riposasse, si sono seduta al tavolo. No, non ci credo. Cioè, April sarà gelosissima. Va bene, io direi di tornare a casa. Perché domani la nostra April ha l'audizione, quindi vorrei che fosse comunque bella riposata. E noi diciamo addio ai nostri amici.
E lì se ne va. Va bene, ragazzi, ci vediamo a casa. Rashida! Rashida ha fatto una festa! O qui? No, qui, ragazzi! Bussa gentilmente, va? I nostri due cari fustaccioni hanno fatto una festa. Ma penso che non ci calcoleranno di striscio, invece no. Insomma, impara a conoscere. Ali è contenta perché comunque è festaiola, ragazzi, non gliene frega proprio nulla. Guardate qui, sfioramento della fama, finalmente una prova concreta dell'esistenza delle celebrità nel mondo reale. Avvistamento di una celebrità, vedere una celebrità nel mondo reale rende difficile contenere l'entusiasmo. Anche lei comunque. Vabbè, freghiamocene. No, ma io ti ho mandato a dormire. Aveva bisogno di divertimento, quindi va bene. Lui è soddisfatto, racconta una barzelletta sui Mimi. Fai un'imitazione, facciamoci un amico, insomma. Ah, tra l'altro non vi ho fatto leggere la descrizione del club che fa morire. Vi faccio vedere. Riusciranno i nostri ragazzi di Get Famous a diventare famous? Vabbè, mi è venuta così, ragazzi, non uccidetemi. Ethan ha abbandonato la festa per venire a sedersi con noi. Lamentati del regista. Chiacchiera degli attori, cioè manco a farla apposta, ragazzi. Non è che hanno introdotto queste interazioni all'epoca che è uscito lo staff pack del cinema proprio per, cioè come indizio a Get Famous, non so, mi è venuta così. Dichiara il genere di film preferito per la famiglia e poi ti faccio fare una doccia. Cioè, sentite che baccano bello. E poi ha dichiarato che il film per la famiglia sono il suo genere preferito. Ogni volta che guardo un film per la famiglia è più probabile che lo apprezzi. Oh, interessante. Cioè, in realtà non so se sono uscite proprio con Get Famous, però chiacchiera degli attori, quelle robe lì, quelle interazioni c'erano già. Dopo la doccia, Annanna, cara mia. Non può perché c'è troppo rumore. Ah, ecco perché non stava. No, allora dobbiamo chiedere probabilmente a Ethan. Ma perché è venuto qui a bussarci la porta? Sei lui che sta facendo la festa! Cioè, non è che potresti fare meno rumore, ti sento attraverso la parete, ma sta scherzando, spero! Non sta molto bene col cervello, Daron. Cioè, l'esperienza degli F. Sims lo ha toccato. Non lo so io, ragazzi, noi non possiamo dormire. E vabbè. Tu vieni a studiare le tendenze. Dai, questa festa però. Allora, pittura, scrittura, viaggi, videoblog, flirtante. Ah, possono andare a dormire finalmente. Vai a dormire. Cioè, fra un paio d'ore, ragazzi, all'audizione, non ci posso credere. Chiaramente sei una persona terribile e rispettosa. Hai commesso un grande sbaglio, me lo ricorderò. Ah, Daron. Ah, falla finita, grazie. Ragazzi, è arrivato il grande giorno per la nostra April. Infatti, si è svegliata. Anche Alice, in realtà, si è svegliata. È andata a farsi una bella doccia. E la nostra April si sta dando la carica perché, appunto, fra pochissime ore andrà a fare l'audizione. Infatti, adesso è diventata fiduciosa. Carica psicologica. Un discorso esortativo ti darà la carica e ti preparerà all'azione, cioè nel vero senso della parola, ragazzi. Anche se sei tu a farlo. Allora, poi ammirati. Dai, devi credere in te stessa, April. Tu ce la puoi fare. Lo so che non credi in te stessa, ti tingi, tutto quello che vuoi, però sei bellissima. E adesso diamoci. Ah no, prima applichiamo il trucco, ragazzi. Facciamo occhi marroni e labbra coralline, dai. Ecco, si sta truccando. L'audizione di April inizierà fra un'ora. Oddio, sono emozionatissima per lei, ragazzi. Cioè, io al suo posto, davvero, non ce la farei. E di nuovo fiduciosa. Oh, che bel trucco! Adesso non ti rimane che vestirti. Cambiamoci d'abito e ci mettiamo un bel abitino carino. Allora, dato che comunque fa caldo, che dici di vestirti con questo look? Se non sbaglio, quello dovrebbe essere il look col cappello. Vediamo un attimo. Eccola qui. Perfetta.
Guardate che bella, cioè è pronta, perfetta per questa audizione, anche se è uno spot per un detersivo, però noi sogniamo, cioè non ci vieta di sognare appunto, e aspettiamo che arrivi l'ora, sperando che mi rimanga fiduciosa, 2 ore dovrebbe, sì, dovrebbe rimanermi fiduciosa. Quindi andremo con lei, no? Allora, aspettiamo un paio di minuti. Infatti Alissa l'ha un po' incoraggiata, l'ha abbracciata. Alissa, tu intanto prepara una brocca di camomilla calmante, vediamo se riusciamo, ma non penso. Ecco, è arrivata l'ora, ragazzi. Le ha detto, dai, vai, vedrai che andrà benissimo. Stiamo andando, ragazzi. È andata da sola. Ok, comunque è fiduciosa. La scena anticipa assolutamente no. Va bene, l'aspettiamo a casa. Abbiamo qualcosa in frigo? Beh, penso di no, quindi cuciniamo. Magari infariamo qualcosa come sorpresa a April per quando torna. Nel senso, se andrà male, sarà come, diciamo, un dolce di rincuorarla. Invece, se andrà bene, per festeggiare. Quindi prepariamo dei dolci al cioccolato per i miscelati. Che carina la sorellina, cioè la sorella. No, la sorellina, perché è più piccola lei, è vero, un paio d'anni più piccola, ma proprio uno, massimo due. Ma dove va a cucinare? Ma no! No, nel bagno non si può vedere. Perché non può cucinare qui? Ah, giusto, non abbiamo più i banconi. Allora, rapporto sui diritti d'autore, video recensione, tecnologia, il mio primo video, 57 simoleon, ragazzi. Moltissimo. No, ragazzi, dobbiamo trovare una sistemazione qua. Assolutamente. Faccio un restauro e torno. Allora ragazzi, la situazione è questa, ho rimesso i banconi, quindi adesso si ragiona nuovamente, ho messo nuovi, diciamo, sgabelli bellissimi, il tavolino l'ho spostato qui, quindi la scopa qua, ho eliminato per forza di cose ragazzi la pianola, tanto al momento non ci serve, e la postazione video l'ho spostata di qua, aspettate che metto meglio questo, facciamo una cosa. Questo lo mettiamo in inventario, tanto dato che adesso hanno cambiato il look, si dovranno rifare la fotina con i loro nuovi look, appunto. Per il momento va bene così, qui abbiamo anche altro spazio volendo. Sì, direi decisamente meglio. Allora, intanto mangia, va bene. Sì, mi piace anche di più così, sinceramente. Non mi sta più andando il mouse, ragazzi. Dai, speriamo vada bene. No! No, ragazzi, guardate la faccina. Ma avevamo fatto tutto. Audizione fallita. No, allora, non hai avuto la parte. Il direttore del casting non ha detto se per via del modo in cui leggevi le battute o delle manciate di mentine che hai preso dal banco di accettazione. Sarà meglio che cerchi di migliorare per essere pronta la prossima volta. Ma assurdo, ragazzi. Assolutamente cerchiamo una nuova audizione. Cioè, aveva fatto tutto, era anche fiduciosa. Assurdo. Allora. Cerchiamo da qui, penso si faccia. Vabbè, dove è andata adesso? È andata qui. Dai, tentiamo con questa, no? Ma ci serve la chitarra, no? Lasciamo questo, magari la seconda volta sarà quella buona. E ce l'abbiamo domenica, quindi domani alle 12, a meno non dobbiamo aspettare troppo tempo. Guarda cosa ti ha preparato la tua sorellina. Vieni, siediti qua. Dai, vieni un attimo a consolare tua sorella. Cioè, avevamo fatto tutto in maniera impeccabile. Il look, le abilità, l'umore ideale. Non lo so, dai, rincuora, la rallegra. Lei non ha nessun tratto. No, vabbè, lei comunque non è triste, quant'altro. Quindi, dai. Complimento sincero. E lei cosa vorrebbe fare? Caricare un video? Assolutamente sì. Ma ne aveva fatto un altro. Vediamo un po'. Questo, sì. Monta il video. Oh, potrebbe montarlo prima. Sì, montalo, montalo allora. Va
vai a meditare, così capisci cosa tutto devo fare io per farti vedere in giro. Vabbè, cose assurde, ragazzi. Monta il video. April, sarai più fortunata. Intanto prenditi una bella camomilla calmante. Questi li ripongo in frigo. Mentre sta andando a parlare con Daron, sì che ieri ci ha trattate malissimo, malissimo. Infatti, no, non è possibile. Vai a caccia dei complimenti, dobbiamo rimediare, insomma, non è possibile. Noi, tra l'altro, non abbiamo fatto nulla, abbiamo solo guardato un po' di TV perché loro non riuscivano a dormire per la loro, a causa della loro festa. Quindi, cioè, non ha senso. Non ha senso. Allora, lei ha finito adesso di montare il video, cioè sta finendo. Carica il video. Perfetto, il video è stato caricato, aspettate i pagamenti quotidiani. Ma la fama sì, anche la fama ovviamente, certo. Adesso aggiungi una storia su Instagram e poi pubblica aggiornamenti, promoziona il prossimo video. Poi rispondi ai commenti e promuovi i vecchi video. Perfetto, vieni qui. Registra un video fiducioso perché è di tendenza. Ciao Rashida! Come stai? Come va la tua carriera da influencer? Sei ancora agli inizi, ma anche noi. Anzi, ancora non abbiamo iniziato in realtà perché non ci hanno accettato. Vai a caccia dei complimenti. Sembra che da te stia succedendo qualcosa di straordinario. Ti dispiacerebbe se venissi a dare un'occhiata? Cioè, dimmi cosa sta succedendo di straordinario. In vita, dai. No, mammina, vedete, lei è la mamma di April e Alissa, solo che adesso no, non è il caso. Lezioni di sim egocentrici. April è un sim egocentrico. Adora andare a caccia di complimenti, nonché ricevere doni e attenzioni. Aspettate che vi avvicino, ragazzi, il microfono. Interazioni come spettegola, controlla i follower totali, firma un autografo, incita all'applauso e fate un selfie, la renderanno più felice. È tuttavia molto probabile che una vacanza di attenzioni o qualche compleanno dimenticato la turbino in modo particolare. Va bene. Però, secondo me, questo tratto di egocentrica deriva appunto dal fatto che lei non abbia tanta sicurezza in se stessa. E quindi cerca in tutti i modi di essere al centro dell'attenzione. Eh sì, poveretta, speriamo che stia meglio comunque con questa carriera. Cosa dovrebbe fare? Ah, seguire il video 3 di recitazione. Vieni qua, dai, esercitati nella recitazione. Lei sta ancora facendo il video. Vedete, raggiunto il livello 2. Ora April è abbastanza abile da esercitarsi nella recitazione con un altro sim. Proviamo subito. Ma non lo trovo comunque. Inoltre, ora può anche avvalersi dell'interazione autonoma. Piangi a comando, no! La voglio vedere. Spargi pete di Ace, il festival dell'Idillio. Piangi a comando, dai. Vabbè, non c'è proprio bisogno di piangere a comando, perché insomma, pianto a comando, qui non serve un contavoce, e qui le sa chiamare a piacimento. Dai, magari adesso andrà meglio l'audizione. Adulata, un complimento per April, è qualcosa di davvero inaspettato, ma anche del tutto non ho più letto. È triste, pianto a comando, si diventa tristi, ma è comando. Un dipinto triste, va bene. Fai un dipinto, va bene, dai, questo va bene. Triste. Allora, adesso fai una cosa. Non ho capito se montando il video, ragazzi, viene più famoso, ma penso di sì. Sì, vai in bagno. E poi monta il video. E poi ti mando a dormire che sei stanchina. Oh mio Dio! Dipinto triste, ma la faccia, no, non lo voglio neanche più vedere. Vendi, vendi, subito. Vabbè, dopo. Ora devo proprio andare. Lei è morta di sonno, le faccio montare il video, glielo faccio caricare. E
e la mando a dormire. Ragazzi, ci vediamo quando si fa mattina. Allora ragazzi, le nostre April e Alissa si sono appena svegliate, sono le 7 e un quarto e stanno facendo colazione con la macedonia di frutta. Allora sì, sto tagliando qualche pezzo perché comunque voglio arrivare al sodo in questo episodio senza dilungarmi troppo qui in casa e voglio assolutamente andare a vedere la carriera di attrice, cioè non so come fare per far sì che lei comunque superi l'audizione. Allora, siamo arrivati a livello 2 di carisma, addirittura a livello 3. Poi siamo arrivate a livello, vediamo un attimo, recitazione 2, ma magari la facciamo arrivare al 3. E la faremo andare con umore fiduciosa, non so che altro fare. Io voglio andare sul set, voglio iniziare. Mi dispiace che ancora siamo così. Vabbè, aspettiamo, vediamo. Magari questa volta sarà quella buona. No, finisci di mangiare. Ok, pietra miliare completa. La prima pietra miliare perché ha raggiunto il livello 3 di recitazione. Adesso sì, diventassimo adulto fatto. Quindi questi due già completati, questi due step. Allora, facciamo qualche scherzo. Malizia. Spaventa. Vediamo un po'. Menti sulla carriera. Vabbè, come se non lo sapesse. Se non sbaglio, contrattare non è il tuo forte. Allora perché non andiamo al mercato? No. Mi spiace. Devo andare fra pochissimi minuti. Fermi. Vai subito qui e datti la carica. 10 minuti, ragazzi. In realtà 10 secondi. È arrivata l'ora. È arrivata l'ora. Sta andando. Ragazzi, fiduciosa e sta andando. Speriamo, incrociamo le dita. Chi è questa? Ha una foto, cioè ha fatto una foto comunque. Tu nel mentre. Ma non c'è più l'interazione. Bah. Che è annoiata? Fine noioso. Beh, ragazzi, ci vediamo quando torna April per il verdetto. Audizione superata, ragazzi! Caspita, se sei una sorpresa, April. Voglio dire, in passato abbiamo avuto attori che hanno superato qualche audizione e solo, scusate che stoppo, che normalmente serve qualcosa di più di una mazzetta al direttore di casting. Vabbè, continua così, risparmiando sulle mazzette potremmo addirittura finire l'anno in attivo. Abbiamo superato la selezione, ma è andata così. Non ci credo, è andata così alla selezione, all'audizione. Abbraccia tua sorella. Vieni qui. Abbraccia. Ragazzi, io devo chiudere per forza di cose qui l'episodio perché comunque sono tantissimo tempo che registro. Però nel prossimo riprenderemo da qui. Non un'ora di più. Vediamo cosa dovrebbe fare adesso. Sviluppa la tua abilità di recitazione in un iniziato. Sviluppa la tua abilità di carisma in un iniziato. Esegui interazioni che sviluppino la tua abilità. Vabbè, lo faremo nel prossimo episodio. E ragazzi, inizierà lunedì alle 19. Però non ho capito. Invita da te, regista e co-protagonisti. Aspetta, cambiati! Che è questa cosa? Mettiti in tiro, anche tu! Corri! Mettiti in tiro subito! Dov'è? Qui. Alice! Ma cioè, hai invitato. Quindi, cioè, non ho capito. Lunedì inizieremo col vero e proprio lavoro? Chi è? Adulta, non mi dice nulla.
Comunque, ragazzi, vedremo tutto nel prossimo episodio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto, Sims Family del mio cuore. E ci vediamo nel prossimo episodio. Sì, ovviamente inutile dire, come avrete notato, che tutte le altre serie al momento sono in sospeso perché voglio assolutamente concentrarmi come tutti su questa bellissima espansione, anche perché sono molto indietro rispetto a voi. E quindi datemi tutti i consigli, insomma, niente. Io vi saluto ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi va, mettete un mi piace, se vi va, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!